Corso Umberto si trasformerà dal 18 luglio al 6 agosto in un villaggio con musica, teatro, stand dedicati all'arte culinaria e animazione. Grazie alla manifestazione Noi Ci Siamo Village, un'idea nata da un gruppo di operatori nissani dello spettacolo per colmare il vuoto lasciato dall'amministrazione comunale nell'organizzazione di eventi per l'estate. Un progetto al quale hanno aderito, oltre a numerosi artisti, sponsor privati, anche le maestranze locali che praticheranno degli sconti per l'occasione, così come service audio, luci, grafici e tipografie. È veramente assurdo che una città capoluogo non abbia nulla quest'estate, per cui ho coinvolto tutti gli operatori del settore, di cui sono coordinatore, vorrei specificare. Ho chiesto a tutti di dimezzarsi i cachet, facendo degli sforzi, sto cercando di coinvolgere tutti gli sponsor partner possibili e immaginabili, oltre a che era un villaggio della culinaria, per cui qui per un mese ogni sera ci sarà un evento, uno spettacolo, fra l'altro con tutti gli artisti che riteniamo per quanto riguarda il nostro mondo di livello, quindi non va sul palco chiunque, abbiamo tutte le compagnie teatrali, i migliori gruppi rock, i migliori gruppi etnici, animatori, eccetera, eccetera. Un villaggio che cercherà di rispondere alle esigenze di tutti. Sarà infatti allestita una ludoteca dedicata ai più piccoli, mentre per i giovani ogni sabato in terza serata l'area antistante il palco si trasformerà in una pista da discoteca animata da DJ nisseni. Tra i tanti appuntamenti in calendario, la quinta commissione consiliare alla cultura, che ha sposato l'iniziativa, ha organizzato una festa della musica con degustazioni di prodotti tipici all'interno del mercato a Strada Foglia. Ha deciso di sposarla perché innanzitutto abbiamo visto che non c'era un calendario per l'estate in città, quindi abbiamo pensato bene di avallare una proposta che proviene da privati, dai commercianti, grazie a Tony Macanuco e a tanti altri privati e associazioni che si sono fatti promotori di questa serie di eventi. Noi come Commissione Spettacolo e Cultura non potevamo assolutamente tirarci indietro e abbiamo pensato di avallare appieno questa iniziativa, cercando di contribuire ove possibile, chiaramente, per la realizzazione fattiva di questa serie di eventi. Serie di eventi oltretutto che permetterà di riportare la gente in centro storico, visto che tanto si parla del salotto buono della città, ma davvero poco viene fatto per il centro storico. Concerti, teatro di strada, cinema all'aperto, teatro di prosa, discoteca sotto le stelle e un talent ogni sera intratterranno i nisseni grazie alla collaborazione di tanti artisti che hanno deciso di dare il loro contributo per far rivivere il salotto buono della città. Noi abbiamo raccolto subito l'invito di Tony Macanuco nel coinvolgimento di questa organizzazione, di questo mese di spettacoli. Saremo il 20 luglio qui in Piazza Garibaldi con la nuova formazione dei Blue Swing, sempre nuovi come musicisti, io e Toti siamo i fondatori, avremo altri compagni di viaggio, ma sempre con lo stesso filone, cioè quello del swing, del blues, per questo noi ci chiamiamo Blue Swing, riadattato in chiave nostra.